Cari amici della Levi, ben ritrovati per il nostro appuntamento del venerdì. Oggi è la volta del secondo gruppo di ricerca, il gruppo guidato dal professor Antonio Ferrara di Napoli, che parlerà della critica musicale della musica per film. Un gruppo di ricerca attivo da diversi anni all'interno della Fondazione, ha partecipato a diversi convegni, a diverse manifestazioni e in particolar modo ha curato un apprezzabile lavoro di censimento delle riviste cinematografiche musicali all'interno della fondazione stessa. I risultati di questa ricerca sono consultabili nel database che si trovano nel sito della fondazione e quindi sono alla portata di tutti. Antonio Ferrara e i suoi componenti ci parleranno degli obiettivi, delle finalità del loro gruppo e dei risultati fino a cui sono giunti fino a questo momento. Mi chiamo Antonio Ferrara, sono un musicologo e mi occupo da più di una decina di anni dei rapporti esistenti tra la musica e il cinema. Da poco più di un anno sono il referente per il gruppo La critica musicale e la musica per film. Per diversi anni il gruppo è stato coordinato dal professor Calabretto, che ha ceduto il posto al sottoscritto da quando ricopre l'incarico di presidente del comitato scientifico della Fondazione Ugo e Olga Levi. Insieme a me ci sono Umberto Fasolato, Francesco Verona, Christian Stopar, a cui si sono aggiunti più recentemente Armando Iannello e Lina Civova. Non voglio dimenticare anche Luca Mantovanelli, Francesco Finocchiaro e Danila Castaldo, partecipi alle nostre prime attività. Nel complesso, siamo tutti studiosi interessati alla musica per film provenienti da pregressi studi e interessi sia in campo musicale sia in quello cinematografico. Tengo a precisare che in questa occasione sarò sostenuto e accompagnato da alcuni colleghi appena citati, che si sono resi disponibili ad offrire un loro contributo a questa finestra informativa della Fondazione Levi. Dopo aver indicato su quale spinta nasce questo gruppo, in questo intervento mi soffermerò innanzitutto sulle riviste censite nella ricerca. Poi ci sarà un video informativo sull'archivio digitale legato al gruppo, al nostro gruppo. Successivamente ci saranno esposti alcuni elementi di interesse da parte di Francesco Verona su un'importante rivista cinematografica, seguite da alcune considerazioni sulla successione di rubriche dedicate esclusivamente alla musica per film nelle riviste cinematografiche e musicali. Poi vi sarà un breve intervento di Umberto Fasolato che ci fornerà alcune sue considerazioni su Béla Bolasch e su un'altra rivista cinematografica. Lina Civova invece si soffermerà su alcuni recenti, più recenti articoli di un'importante rivista musicale come Amadeus. Per terminale, Armando Iannello fornirà alcune informazioni sulle prossime attività convegnistiche a cui il nostro gruppo di ricerca intende partecipare. Tra tutti questi interventi si inseriranno alcune mie considerazioni sugli esiti più interessanti della nostra ricerca, sull'attività convegnistica svolta e sui nostri progetti futuri. Le nostre prime riunioni risalgono ormai al lontano 2013, anno in cui si è svolto il secondo incontro internazionale di studio dedicato alla storiografia musicale e la musica per film, qui nella Fondazione Levi. Il primo era stato svolto 2 anni prima, sempre in fondazione, entrambi su iniziativa del professor Calabretto. Si è trattato di due importanti occasioni nelle quali si sono affiancati studiosi esperti di musica per film, anzi veri e propri pionieri di questa materia, e giovani ricercatori che riportavano gli esiti più recenti delle loro ricerche. Le parole iniziali del compianto Sergio Miceli, del secondo incontro di studi che adesso andremo a sentire, ci hanno letteralmente indicato la strada da seguire nel nostro percorso di ricerca. Voglio ricordare che Miceli è stato uno dei protagonisti a livello internazionale della musica cinematografica, un vero e proprio padre della musica per film in Italia è un nostro prezioso punto di riferimento. In principio era la storiografia, questo motto d'ascendenza biblica è tra i più ignorati negli studi sulla musica applicata, dove per mera volontà analitica si confondono musiche nate per il cinema con musiche preesistenti.
e ancora musiche cinematografiche con musiche televisive, fino a occuparsi di quelle usate nei videogiochi. Ovviamente si tratta in ogni caso di fenomeni degni di studio, ma prima ancora si dovrebbe tentare una minima sistemazione storiografica, come avviene in ogni settore cronologicamente stratificato della musica e non solo, per accorgerci che il contesto culturale e il costume della musica nel cinema muto, per fare un esempio, differisce da un'area geografica all'altra. Un conto è infatti la fruizione statunitense, un altro è quella europea, a parità, fra virgolette, di condizione sociale. Per cui i distinguo storici e poi storiografici dimostrerebbero facilmente le profonde diversità tra un fenomeno e l'altro, con la relativa impossibilità di fare d'ogni erba un fascio. Si moltiplichi questa constatazione oggettiva per tutti i fenomeni nascenti dai rapporti musica-cinema e successivamente musica-media, e si capirà quanto c'è ancora da fare sul piano meramente storiografico. Come giustamente ricordava Sergio Miceli, ci si è resi conto subito che c'era e c'è tanto da fare sul piano meramente storiografico e che era più che urgente un'ampia ricognizione sulla produzione critica dedicata alla musica per film. Per questo motivo sono stati individuati alcuni periodici, innanzitutto sul cinema e sulla musica, venuti alla luce in Italia dall'epoca del muto fino ad anni molto più recenti, per compiere quelle operazioni di spoglio sistematico necessarie all'individuazione di articoli sulla musica per film e, più in generale, sul sonoro cinematografico. Si tratta di una serie piuttosto cospicua di riviste. Nel campo della musica voglio ricordare innanzitutto la rassegna musicale pubblicata dal 1928 al 1962. Come molti sanno, si tratta della prestigiosa rivista diretta da Guido Maggiorino Gatti, che con la sua militanza critica e organizzativa ha attraversato quasi tutto il Novecento musicale italiano. Vale però la pena di ricordare che questo critico è stato anche amministratore delegato della Lux Film, la più grande casa di produzione cinematografica italiana nel periodo degli anni 40 e 50. Una coincidenza davvero significativa per la storia della musica per film, non solo italiana. Sempre sul fronte musicale è stato compiuto lo spoglio sistematico di riviste legate al ventennio fascista. Mi riferisco a Rassegna Dorica, pubblicata dal 29 al 42, e alle due riviste legate all'attività del sindacato fascista dei musicisti, il Bollettino dei Musicisti e Il Musicista. Questo era il loro nome. Oltre agli articoli di queste riviste, con un salto di diversi decenni, sono stati censiti e sono in corso di inserimento gli articoli di Callisto Cosulic, uno di quei critici cinematografici fortemente interessati alla musica, che ha scritto in maniera piuttosto continuativa, a cavallo del secolo scorso con quello attuale, articoli sulla musica cinematografica sulla rivista Amadeus, una rivista ancora pubblicata, esistente. Come già detto, su questi articoli si soffermerà Lina Civova. Maggiore, naturalmente, è il numero di riviste cinematografiche censite. Ci sono quelle pubblicate durante gli anni del muto, come Cinefono, o durante il determinante passaggio dal muto al sonoro a cavallo degli anni 20 e 30. Mi riferisco, sono state censite Cinegazzettino, Kines e Cinematografo. E poi ci sono riviste che hanno segnato profondamente la critica cinematografica italiana, come il quindicinale Cinema, pubblicato dal 36 al 56, di cui vi parlerà più avanti Francesco Verona. Poi vi è il successivo Cinema Nuovo, su cui si soffermerà Umberto Fasolato, e altre due riviste importanti, punti di riferimento per la critica militante, come Cinema 60 e Cineforum. Non bisogna dimenticare, infine, la blasonata Bianco e Nero, che con più di 80 anni di vita è la più longeva tra le riviste cinematografiche italiane. Sono state anche prese in considerazione riviste culturali di più ampio respiro che spesso hanno ospitato importanti contributi critici sulla musica cinematografica. Per quanto riguarda il nostro lavoro di censimento, noi abbiamo iniziato con la rivista legata alla Biennale di Venezia. In parallelo allo spoglio di tutte queste riviste, abbiamo pensato
con il supporto determinante della fondazione, di costituire un archivio digitale degli articoli individuati. Ecco quindi un breve video di istruzioni che si spera possa costituire per studiosi o studenti interessati un agevole strumento di consultazione e confronto delle fonti. Per poter accedere all'archivio digitale sugli articoli dedicati alla musica per film e al sonoro cinematografico, schedati dal gruppo di ricerca alla critica musicale e alla musica per film, bisogna innanzitutto digitare sulla barra degli indirizzi del proprio browser il nome del sito della fondazione, preceduto dalla parola archivio, quindi https://archivio.fondazionelevi.it. Si accederà quindi a una pagina web nella quale sono presenti tutti gli archivi e i fondi digitalizzati dalla Fondazione. Si può visionare il sito in italiano e in inglese, in questo caso noi scegliamo italiano, e andiamo sull'ultimo link, il progetto di ricerca Musiche per film nei periodici musicali. Si accederà direttamente alla pagina nella quale è presente lo spazio per inserire il testo da ricerca su tutti i campi e si potranno visualizzare in formato ridotto le ultime schede inserite all'interno della banca dati. Andiamo a vedere subito come è strutturata una scheda relativa ad un articolo scritto da Callisto Kosulic sulla rivista Amadeus in duello con le immagini. Nel record dettagliato si può visualizzare sopra all'inizio della scheda il file PDF. Non sempre purtroppo è stato possibile scansionare tutti gli articoli presenti nella banca dati, in ogni caso ve ne sono diversi. La scheda è strutturata in maniera tradizionale, autore, titolo, il nome della rivista, un ampio abstract e poi sono presenti delle sezioni nelle quali sono indicati tutti i nominativi citati all'interno dell'articolo, tutti i film e anche tutte le musiche, in modo da dare una possibilità di ricerca in più allo studioso. Andiamo a vedere adesso come può essere interrogata la banca dati. Si può operare innanzitutto una ricerca su qualsiasi campo. Poniamo di inserire il nominativo del noto critico musicale Massimo Mila. Andiamo su Cerca e, come si vede, compariranno sia gli articoli scritti da altri critici nei quali, all'interno dei quali, viene citato il nome di Mila, sia gli articoli scritti direttamente dal critico musicale. Se si vuole invece operare una ricerca più mirata, bisogna utilizzare la funzione ricerca avanzata e utilizzare i vari campi di ricerca più specifici. Per esempio, se vogliamo sapere, conoscere tutti i record inseriti relativi a Luigi Pestalozza all'interno della rivista Cinema Nuovo, andiamo sul titolo della rivista Cinema Nuovo. Digitiamo nel campo persona il nome Luigi Pestalozza e compariranno tutti i record relativi tutti gli articoli relativi a scritti da Luigi Pestalozza inseriti nella banca dati relativi alla rivista Cinema Nuovo. Per gli studiosi che vogliano svolgere ricerche ancora più mirate, si può fare riferimento alla sezione, alle indicazioni presenti nella pagina Consigli per la ricerca, in cui sono indicate tutte le possibilità, tutte le possibili chiavi di ricerca. È bene dire che si tratta di un work in progress, la schedatura non è terminata. Noi crediamo però che queste circa 700 schede censite possano già rappresentare un archivio soddisfacente a disposizione degli studiosi interessati alla musica per film e più in generale all'universo del sonoro cinematografico. Veniamo dunque agli esiti della nostra ricerca. Mi affido innanzitutto alle parole di Francesco Verona, che ha svolto uno specifico approfondimento su cinema, delineando
i principali elementi di interesse di questa rivista. Tra le riviste cinematografiche che hanno caratterizzato il periodo tra il 1930 e il 1960, sicuramente un ruolo di primo piano lo occupa Cinema, la rivista Cinema. Essa infatti è stata fondata nel 1936 ed è, con alterne fortune, è durata fino al 1956, quando è stata definitivamente chiusa. Invero, ci sono due grandi periodi in cui di attività della rivista, dal primo dal 36 al 43 e il secondo dal 48, cioè dopo la guerra, al 56, periodo che è stato, come dire, abbastanza sfortunato in alcuni momenti per varie interruzioni, cambi di editore e quant'altro. Al di là però di quest'arco cronologico, forse la domanda più interessante potrebbe essere: perché una rivista cinematografica è così interessante per la musicologia o per un musicologo che si occupa di musica per film? Beh, perché è la rivista stessa, il suo taglio proprio fin dai primi numeri, che fa sì che la musica occupi un ruolo di primo piano. Per quale motivo? Beh, perché fin da subito Cinema ha un taglio fortemente enciclopedico. Sostanzialmente i redattori vogliono abbracciare il fenomeno cinema in tutta la sua complessità, quindi i lati produttivi, i lati estetici, e chiaramente in questa parte anche la musica ha un ruolo di primo piano. Gli articoli, infatti, in questo ventennio sono più o meno circa 300, e anche qui, al di là poi del loro numero, che poi forse non dice granché, al di là di un interesse generalizzato, quello che più conta forse è vedere come si suddividono questi articoli. E credo che un buon modo sia prendere come esempio un numero speciale del 1940, del dicembre del 1940, interamente dedicato al sonoro e a 10 anni dalla sua comparsa in Italia. Perché questo numero è così emblematico e significativo per noi? Beh, per le sezioni da cui è composto. È composto da quattro sezioni, di cui la prima è storica. Quindi si cerca già nel 1940 di fare un primo consuntivo storico della musica e del sonoro nel cinema, e questo chiaramente è un fatto assolutamente rilevante. Il primo articolo, peraltro, è firmato da Puccini e da Antonioni. Antonioni figura in quegli anni di spicco all'interno della rivista, sia per i suoi articoli critici sui film, ma anche per quanto riguarda eminentemente il sonoro, per il dibattito aperto sul doppiaggio, dibattito che è andato avanti per molti numeri all'interno di Cinema, su il fatto se fosse o meno lecito doppiare i film stranieri. Dibattito a cui hanno partecipato intellettuali, critici della rivista, ma anche comuni lettori che potevano inviare per posta le loro preferenze. Una seconda sezione è invece dedicata all'estetica, quindi articoli di taglio critico teorico. Una terza sezione, scusate, che trovo assolutamente interessante, è invece dedicata all'industria e alla tecnica. Cinema, infatti, fin dai primissimi numeri, si caratterizza anche per un approccio non scontato al mondo della tecnica, e chiaramente in questo caso legato al suono. E fin dai primi numeri, scorrendo appunto la rivista fin dai primi numeri, non è raro imbattersi in articoli dedicati ai teatri di posa, ai microfoni, ai trucchi sonori, ma anche, per esempio, al rinnovamento delle sale cinematografiche. E infine l'ultima sezione dedicata al varietà. E insieme a tutto ciò, Cinema si caratterizza anche per gli interventi in prima persona di compositori. Compositori sicuramente affermati, si veda per esempio Casella, si veda Lear, compositori che hanno avuto una feconda carriera nella musica per film. Si veda per esempio Roman Vlad, ma è anche il caso di Mario Nascimbene, che firma tre articoli, di cui uno credo sia molto interessante perché fa proprio un'analisi musicale di una partitura di Masetti, la quale viene addirittura riportata sulle pagine della rivista. E anche qui le partiture riportate saranno una sorta di leitmotiv che caratterizzerà molti articoli. E infine, tra i compositori, scrittori, compositori critici, un ruolo chiaramente di primo piano lo occupa,
Renzo Rossellini, che tra il 42 e il 43 tiene una rubrica chiamata Schermi sonori, in cui analizza le colonne sonore sue e di colleghi, e la rubrica è estremamente significativa perché Rossellini cerca di fare un identikit di quello che secondo lui è il compositore di musica per film, che deve confrontarsi con il regista, che deve confrontarsi con la produzione, con i produttori, di nuovo l'industria, che deve confrontarsi con una tradizione. E questa rubrica è estremamente interessante anche per lo stile di Rossellini, che a tratti è un po' retorico, è a tratti è un po' ampolloso, sicuramente è ottocentesco, e stile che tutte queste cose si ritrovano anche nelle colonne sonore del compositore, per esempio quella di Roma città aperta, ma anche di altri film. Quest'ultimo riferimento di Francesco Verona sulla rubrica tenuta da Renzo Rossellini su cinema mi consente di collegare questo spazio a tanti altri individuati su diverse riviste cinematografiche e in qualche occasione su riviste musicali. Anzi, si può dire che vi è una certa continuità cronologica sulla presenza di questi spazi dedicati al rapporto tra la musica e il cinema. Dalla prima rubrica individuata verso la fine degli anni 20, intitolata La musica al buio, affidata a un certo Roberto Falciai e pubblicata sulla rivista Cinematografo, passando per Radio e cinema sulla rassegna musicale, affidata al giovanissimo Massimo Mila, già molto maturo e consapevole, soprattutto appassionato di cinema, per poi passare all'inizio degli anni 40 alla rubrica di Enzo Masetti, intitolata Colonna sonora presente, sul rotocalco settimanale Film. A proposito di questo compositore, attivo nel mondo del cinema dagli anni 30 agli anni 50, anche se non molto prolifico come alcuni altri suoi colleghi, è bene ricordare che proprio negli stessi anni in cui scriveva questi articoli diventava titolare della cattedra di musica cinematografica nei corsi speciali dell'Accademia di Santa Cecilia a Roma. Tornando ai nostri spazi fissi dedicati alla musica per film, all'inizio degli anni 50 abbiamo sulla rivista Cinema la rubrica di Roberto Leidi intitolata Sette note e gli articoli del militante Luigi Pestalozza, che proseguirà per molti anni questo tipo di interventi sull'altra rivista Cinema Nuovo, alternandosi con Antonio Pellizzari. Questo tipo di spazi editoriali hanno nel corso dei decenni successivi altri protagonisti come Ermanno Comuzio, molto attivo su Cineforum e occasionalmente su Bianco e Nero, fino ad arrivare alla già citata rubrica di Kosulic sulla rivista Amadeus. Ecco, questa serie di rubriche e spazi fissi dedicati alla musica per film offre una prima riflessione per inquadrare la questione sotto una prospettiva storiografica particolarmente significativa, nella quale è possibile, nel confronto sincronico e diacronico tra le fonti, individuare alcune direttrici di interesse teorico e metodologico. Attraverso la lettura di questi articoli si può avere in sostanza un fondamentale punto di riferimento per delineare una storia della critica, utile e necessario compendio per definire e collocare nel tempo, con direttrici storiche solide, il rapporto esistente tra la musica, il suono e il cinema. È vero che tra i numerosi articoli censiti non tutti hanno un approccio di carattere critico. Possono essere altrettanto preziosi, ad esempio, quei brevi articoli che informavano i lettori sulla situazione nazionale ed internazionale della musica cinematografica. Prendiamo questo trafiletto apparso nel 1937 nella rubrica Notizie ed informazioni della Rassegna Musicale e vediamo cosa c'è scritto. Tra le notizie che pervengono da Hollywood sulla collaborazione dei musicisti al film, segnaliamo le seguenti. Werner Jansen ha scritto la musica per The General Dies at Dawn. Arnold Schoenberg, che ora vive in California, scriverà la musica del nuovo film della Paramount, Souls and Sea. George Antey, il compositore di estrema avanguardia famoso per la sua musica delle macchine, commenterà il film The Years Are So Long. Arturo Neguer è stato scritturato dalla RKO per scrivere la musica di Giovanna d'Arco.
protagonista Claudette Colbert. E non è escluso che Stravinsky, che si trova attualmente negli Stati Uniti, non abbia egli pure a lasciarsi tentare dalla sirena cinematografica. Al di là della vericità della notizia, risultata piuttosto inattendibile, l'importanza del messaggio è nel peso dei nomi citati e nella convinzione, che andava radicandosi anche negli ambienti europei, che la sirena cinematografica hollywoodiana sembrava capace di attrarre anche compositori di questo calibro. In quel preciso momento storico, la fine degli anni 30, il cinema sembrava diventare il luogo privilegiato di prestigiose committenze musicali. Come significativa curiosità voglio inoltre segnalare che, sempre sulla rassegna musicale alla fine degli anni 40, troviamo nelle pagine iniziali e finali di fascicoli alcuni messaggi pubblicitari di film e cortometraggi della Lux, la grande casa di produzione amministrata dal direttore della rivista, in cui veniva ribaltata la tradizionale gerarchia dei ruoli cinematografici. Tra i diversi annunci apparsi voglio segnalare questo. Come ricorda lo slogan dell'annuncio pubblicitario, una eccezionale collaborazione musicale alla realizzazione di due grandi film Lux, il De Brando Pizzetti per il film Il Mulino del Po e Goffredo Petrassi per il film Riso Amaro. Anche in questo caso si intendeva chiaramente lanciare un messaggio al mondo musicale. Anche dopo le roboanti promesse del regime sul miglioramento qualitativo della musica cinematografica, alcune grandi produzioni del dopoguerra intendevano continuare a percorrere questa strada, spesso al dir vero poco fruttuosa, di ingaggiare blasonati compositori per grandi produzioni cinematografiche. Questo annuncio ci offre l'occasione per andare a rivedere l'ultima tragica sequenza del Mulino del Po, con le musiche della forse migliore partitura di Ildebrando Pizzetti, della migliore partitura cinematografica di Ildebrando Pizzetti. Prega per me, mamma. Va, figlio. Thank you.
lasciare adesso la parola a Umberto Fasolato, che, forte dei suoi studi e interessi in campo cinematografico, offre un breve e denso contributo che estende il campo di indagine a tutto il sonoro attraverso riflessioni storiografiche a partire dalla rilettura di un caposaldo della teoria del cinema come Béla Bolás e da una serie consistente di articoli apparsi sulla rivista Cinema Nuovo. Sono entrato a far parte del gruppo di lavoro della Fondazione Levi condotto dal professor Calabretto perché la storiografia della musica per film mi consentiva di ampliare il mio campo di studi non soltanto dalla prospettiva musicologica ma anche da quella della storia del cinema e della critica cinematografica. Rileggendo infatti i vecchi caposaldi degli anni 50 come Béla Bolás o Siegfried Krakauer è stato possibile ripercorrere delle vere e proprie strade perdute, cariche però di ottime intuizioni anche per il dibattito contemporaneo. Bolás infatti anticipa il concetto di paesaggio sonoro e con il suo mondo udibile fa notare, pone l'attenzione su dettagli sonori che normalmente rimangono inascoltati. La sua nozione di profondità dell'immagine non è esclusivamente spaziale, bensì sonora e quindi anche musicale. E, portando alle estreme conseguenze l'idea di contrappunto audiovisivo, egli anticipa il cinema di poesia. Rileggendo con attenzione Cinema Nuovo, è stato possibile capire quanto il cinema militante, soprattutto la critica militante, abbiano tentato di portare tutte le componenti del sonoro a sostegno delle proprie tesi del cinema per un cinema realista. È Aristarco stesso, direttore della rivista, che invita lo spettatore ad ascoltare con molta attenzione i sottofondi sonori di senso, per esempio. Ma questa attenzione al dettaglio sonoro e al paesaggio sonoro non viene rinnovata nel momento in cui Aristarco deve sostenere le tesi del suo cinema rigidamente ancorato a una dialettica di carattere marxista. D'altra parte, questa ampia ricerca di carattere storiografico ha rilevato proprio l'eterogeneità degli approcci. Da un lato ci sono critici che offrono ai loro lettori vere e proprie recensioni delle musiche ascoltate nei film usciti nelle sale, e altri che invece, con un piglio più teorico, pongono una serie di problemi estetici, come quello ricorrente dell'importanza della musica nella valenza espressiva del film. C'è una fase, nei primi anni 30, in cui anche i critici musicali tentano di offrire un loro contributo teorico all'individuazione di ciò che distingueva il cinema dalle altre arti. Molto frequenti sono gli interventi relativi alla posizione del compositore nel processo produttivo, accompagnati dalle costanti lamentele per la marginalità del ruolo da un lato e dall'altro per la costante presenza dei cosiddetti mestieranti, una categoria mai chiaramente definita, oggetto di costante polemica di altri compositori impegnati in questo campo. Non mancano articoli che affrontano i problemi tecnici e relativi alla riproduzione del suono e dei suoi effetti percettivi sugli spettatori. Di tanto in tanto, tra questi articoli viene affrontata la questione filmico musicale in senso storico, pescando nella storia del cinema alcune pellicole di particolare interesse musicale. Chi ha affrontato in maniera più sistematica questo tipo di approccio è Callisto Kosulic, a cui dedica un piccolo contributo Lina Živova. Attualmente sto lavorando sulle articoli firmati da un importante critico cinematografico, Callisto Kosulic, per la rivista musicale Amadeus. Kosulic ha collaborato con la rivista dal 1999 fino al 2007 e ha scritto più di 80 articoli dedicati ai singoli registi, compositori, ai singoli film,
ai generi cinematografici, ai festival, affrontano alcuni problemi della scrittura musicale. I film di cui Kozelich scrive sono sempre collocati in un contesto culturale e politico, o nel contesto biografico degli autori. Per esempio, Kozelich nota sempre se nella biografia del regista c'è qualche episodio della sua formazione musicale. Parlo per esempio sul Gillo Pontecorvo, che prima di pensare al cinema avevo studiato composizione a Parigi, e dice che è probabile che a nessun altro direttore, che Pontecorvo era direttore della Mostra del Cinema a Venezia, sarebbe potuto venire l'idea di inserire nel programma del festival già sovraccarico un convegno sull'interazione dei due linguaggi, quello dell'immagine e quello della musica. Oppure Kozelich fa notare le coincidenze legate alla musica, parlando, raccontando di Jean-Luc Godard e l'importanza della musica di Beethoven nei suoi film, mette in evidenza che ancora prima del suo iter di regista, Jean-Luc Godard interpreta nel film di Eric Rohmer, Il segno del leone, interpreta un melomane che in mezzo a una festa riascolta in continuazione l'attacco del quartetto di Beethoven. Logicamente, per il focus di Kozelich sul connubio musica-cinema, molti articoli sono dedicati al film biopic, sulle biografie di compositori. I protagonisti dei suoi film sono Mendelssohn, Berlioz, Schumann, Ravel, Mahler, Shostakovich. Nel caso di Rachmaninoff, Kozelich dedica l'articolo all'uso del secondo concerto per pianoforte ed orchestra nei due film Breve incontro di David Lean del 45 e l'uso dello stesso concerto nel film di Billy Wilder The Seven Year Itch del 55, e sottolineo se nel primo caso si intende si può parlare di un impatto diretto della musica, nel secondo caso va interpretato ironicamente. E il titolo dell'articolo, Il cinema incontra Rachmaninoff, riflette una delle missioni, uno dei compiti del gruppo di ricerca, cioè proporre uno sguardo panoramico sull'uso e ruolo di un certo compositore nella storia del cinema. Questi specifici approfondimenti sulla relazione tra i grandi compositori della storia della musica e il cinema avrà, nelle prospettive di questo gruppo, anche una finalità di carattere più divulgativo e, con il determinante supporto della Fondazione Levi, utilizzerà, come in questa occasione, efficaci canali comunicativi come questo, nella speranza di raggiungere non solo gli addetti ai lavori, ma una platea più estesa che possa includere studenti, appassionati o semplici curiosi della musica cinematografica. Parallelamente prosegue la nostra attività convegnistica, sulle cui prossime tappe ci accenna Armando Iagnello in questo contributo. Le attività del gruppo di ricerca della Fondazione Ugo e Olga Levi, la critica musicale e la musica per film, si articolano in diverse situazioni. Tra queste c'è l'intenzione di continuare a partecipare a convegni di carattere nazionale ed internazionale di notevole imminenza, è la partecipazione al convegno Bach e l'Italia, organizzato dal Conservatorio di Torino e da altre istituzioni importanti, in cui verrà affrontato il problema della ricezione del compositore tedesco Johann Sebastian Bach in Italia. Il gruppo di ricerca partecipa con un panel intitolato Bach e il cinema italiano, all'interno del quale si articolano diverse relazioni che andranno proprio a spiegare alcuni dei casi in cui si registra l'utilizzo di Bach nell'allestimento delle colonne sonore cinematografiche. Altro appuntamento che c'è in programma di organizzare è un convegno dedicato alla musica di Giovanni Fusco,
in quanto la Fondazione Levi ha da poco acquisito il fondo. Giovanni Fusco è un compositore per eccellenza dei film di Michelangelo Antonioni, e c'è l'intenzione anche di pubblicare un volume su degli aspetti, degli argomenti che verranno osservati all'interno del fondo. L'attenzione del gruppo di ricerca per le questioni musicali non prescinde dalle questioni cinematografiche, perché l'intenzione principale è sempre quella di articolare la ricerca seguendo parallelamente i binari sia cinematografici sia musicologici. Pertanto, nelle future intenzioni del gruppo di ricerca ci sarà comunque l'attenzione rivolta verso i convegni in cui si parlerà sia di cinema sia di musica. In precedenza, gli esiti delle nostre ricerche sono stati esposti negli ultimi anni in diversi convegni di carattere musicale e cinematografico. Basti ricordare quello dell'incontro annuale della Società di Musicologia nel 2019, al convegno a Lecce all'Università del Salento, dedicato al comporre per il cinema e la televisione nel 2018, alla giornata di studio organizzata dall'Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema a Bologna nel 2017. Sempre in quell'anno, nel 2017, a Barcellona abbiamo partecipato al convegno intitolato Music Criticism 1950-2000, i cui atti sono stati pubblicati nel 2019 in un volume edito da Brepels. Più recentemente alcuni membri di questo gruppo hanno partecipato al numero monografico intitolato All'ascolto del cinema italiano, musiche, voci e rumori, dei quaderni del Centro di Studi del Cinema Italiano. Voglio ricordare che, sempre all'interno dei canali informativi della Fondazione, il prossimo 15 ottobre vi sarà un confronto proprio tra gli autori dei numerosi contributi presenti in questo volume. Infine, è importante ricordare che in seno alla Fondazione è nata una nuova collana editoriale diretta dal professor Calabretto, intitolata Quaderni di musica per film, in cui, tra gli altri, sono previsti diversi contributi relativi agli esiti delle ricerche dei componenti di questo gruppo. Concludo con l'auspicio che il gruppo possa ulteriormente allargarsi ad altri studiosi interessati alla musica per film, in grado di offrire le loro competenze e il loro contributo alle nostre attività di ricerca. Grazie. Grazie al dottor Ferrara, a tutti i componenti del suo gruppo di ricerca, e do l'arrivederci a venerdì prossimo, quando continueremo a parlare di musica per film. In questo caso verrà presentata una rivista, un numero di una rivista dedita esclusivamente proprio alla musica per film e al paesaggio sonoro del cinema italiano. Nelle puntate di giovedì e venerdì parleranno appunto i protagonisti di questo interessantissimo lavoro. Arrivederci.